Hare Krishna. Oggi abbiamo un ospite speciale. La bambina più fortunata. Continuiamo lo studio sulla Bhagavad Gita così com'è. Siamo al secondo capitolo, sintesi della Bhagavad Gita. E oggi leggeremo e studieremo insieme il verso 24. No, 64. 64, è vero. Cominciamo bene. 64, sì. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, verso 64, sintesi della Bhagavad Gita, capitolo 2. Leggiamo prima parola per parola. Raga, Dvesha, Vimuktais, Tu, Vishayan, Indriyas, Charan, Atma, Vashahir, Videyatma, Prasadam, Adigacchati. Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indraischaran, Atma Vashar Vidyatma, Prasadam Adigacchati, Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indraischaran, Atma Vashar Vidyatma, Prasadam Adigacchati, Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indraischaran, Atma Vashar Vidyatma, Prasadam Adigacchati. Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indriyascharam, Atma Vashayir Videyatma, Prasadam Adigacchati. Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indriyascharam, Atma Vashayir Videyatma, Prasadam Adigacchati, Prasadam Adigacchati. Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indriyascharam, Atma Vashar Videyatma, Prasadam Adigacchati. Raga Dvesha Vimuktastu, Vishayan Indriyascharam, Devote. Raga
Rāgādvēśā vimuktaistu. Viṣayām indriyāścaram. Ātmā vaśār videyātmām. Prāsadam adhigacchati. Rāgādvēśā vimuktaistu. Viṣayām indriyāścaram. Ātmā vaśār videyātmām. Prāsadam adhigacchati. Rāgām. L'attaccamento. Dvesha. Il distacco. Vimuktahi. Di chi è libero da. Tu. Ma. Vishayan. Gli oggetti dei sensi. Brava. Indrahi. Dai sensi. Charan. Agendo. Atmavashahi. Sotto il controllo del sé. Videyatma. Chi segue le regole della libertà. Prasadam. La misericordia del Signore. Adhigacchati. Ottiene. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Li leggiamo insieme. Chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Spiegazione. Si è visto che superficialmente è possibile portare i sensi sotto controllo con qualche metodo artificiale. Ma se i sensi non sono occupati nel trascendentale servizio del Signore, ci sarà sempre il rischio di cadere. Anche se può sembrare che una persona cosciente di Krishna agisca sul piano materiale, in realtà non ha attrazione per gli oggetti dei sensi e si preoccupa solo di soddisfare Krishna. Quindi trascende l'attaccamento e il distacco. Se questo è il desiderio del Signore, il devoto è pronto ad astenersi dal fare ciò che avrebbe normalmente fatto per una soddisfazione personale e a fare invece qualcosa che d'abitudine non gli sarebbe piaciuto fare. È libero quindi di agire o di non agire, perché non fa altro che seguire le direttive del Signore. Il devoto raggiunge questo livello di coscienza per la misericordia incondizionata di Krishna, nonostante l'attaccamento che può ancora provare per gli oggetti dei sensi. Chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Vancha Kalpata Rubya Cha Kripa Sindubya Eva Cha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Grazie per essere venuti nonostante il blocco delle auto, nonostante la pioggia e nonostante la mente proponga sempre di fare altro. Grazie per essere venuti. Sopra di me? Così? Ok. Allora, qui stiamo continuando. Ricordate la due domeniche fa. Se lo metto qui va bene lo stesso, no? Okay. Avevamo parlato di come liberarsi dalla cupidigia, dalla collera, dall'attaccamento, e qui continuiamo e Krishna sta dicendo ad Arjuna: chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione, l'attaccamento e l'avversione sono le dinamiche del mondo materiale, la mente agisce così, prima si attacca a qualcosa, poi cambia idea e la rifiuta. Queste sono le dinamiche proprie del mondo materiale, le dinamiche proprio dell'anima condizionata. Noi siamo infatti è spiegato che la natura dell'anima è instabile, cianciala, instabile. Prima vuole fare una cosa, poi non la vuole più fare. Prima gli piace una situazione, poi non gli piace più. Ognuno di noi ha sperimentato questo e così continua a sperimentare, perché queste sono proprio le dinamiche dell'esistenza materiale. Ci si attacca a qualcosa e poi ci si stacca in accordo al fatto che ci dia o non ci dia piacere. Nel momento in cui non ci dà più piacere, allora si manifesta avversione. Quando ci dà piacere, si manifesta attaccamento. Queste sono le due dinamiche. Qui Krishna sta dicendo: chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Perché abbiamo letto nei versi precedenti che chi non si libera da queste dinamiche della natura materiale, quindi non è in grado di controllare i sensi, cade di nuovo nella palude dell'esistenza materiale. Questo è quello che Krishna aveva detto nel verso precedente ad Arjuna, quando gli ha detto che dall'attaccamento... C'è un breve riassunto, che dalla contemplazione degli oggetti dei sensi nasce l'attaccamento, dall'attaccamento nasce la cupidigia e dalla cupidigia la collera, poi c'è l'illusione, la confusione della memoria, l'intelligenza è perduta e dopodiché si cade nell'esistenza della palude dell'esistenza materiale. Allora qua Krishna sta spiegando: se tu non vuoi cadere in questa palude dell'esistenza materiale, quindi se non vuoi essere soggetto a queste dinamiche di attaccamento, avversione, se non vuoi essere soggetto alla cupidigia, alla collera, all'avidità, all'ira, a tutto ciò che turba il cuore, allora devi controllare i sensi. E qua Krishna spiega anche come controllare i sensi, qual è il metodo per controllare i sensi, osservando i principi regolatori della libertà. In questo modo, osservando questi principi regolatori della libertà, Krishna afferma che colui che segue questi principi riceve la piena misericordia del Signore. Quindi qua Krishna ci sta dando la soluzione a tutti i problemi dell'esistenza materiale. Sta parlando dei principi regolatori della libertà. Questi principi regolatori vengono definiti proprio della libertà perché ci liberano dall'identificazione col corpo grossolano, quindi col corpo quello che vediamo allo specchio, col corpo sottile, quindi la mente, le emozioni, i pensieri. E questi principi regolatori ci liberano da questo, per questo si chiamano principi della libertà. Solitamente, quando si pensa a una vita spirituale, a un percorso spirituale, la prima cosa che uno subito pensa, la prima cosa che uno chiede, soprattutto chi ha a che fare con le persone, parla e predica, subito viene chiesto: che cosa non potete fare?
Quali sono i principi che seguite? Quali sono le vostre regole? Quali sono le limitazioni? Quello che invece un devoto cosciente di Krishna, un aspirante devoto cosciente di Krishna segue, sono sì delle regole, sono sì dei principi, ma vengono definiti principi regolatori della libertà. Quindi in realtà si seguono delle leggi, delle regole che ci aiutano nel processo della liberazione, nel processo del ritorno a casa. E quali sono questi quattro principi fondamentali che si seguono, che un aspirante spiritualista deve seguire o dovrebbe seguire? Non mangiare né carne né pesce né uova, questo è il primo principio. Non fare gioco d'azzardo, speculazioni. No sesso illecito. E il terzo, il quarto, brava, no intossicanti, neanche blandi, neanche caffè, tè, sigarette. Allora, perché si seguono questi quattro principi regolatori? Perché è così importante seguire questi principi della libertà insieme ad altri principi che Prabhupada, spiega che un devoto dovrebbe seguire? Cioè cantare i santi nomi del Signore, ascoltare regolarmente le scritture, vivere con i devoti. Perché sono importanti questi principi? Perché in questo modo otteniamo la piena misericordia del Signore. È spiegato che ci sono quattro pilastri di una vita retta, di una vita sana, che sono l'austerità, la pulizia, la veridicità e la compassione. Questi sono quattro pilastri. E ognuno di questi quattro principi della libertà è legato a questi quattro pilastri. Il mangiare carne, pesce, uova, per esempio, quindi non seguire questa indicazione, ma il mangiare carne, pesce, uova, cosa va a intaccare? L'austerità. Perché va a intaccare l'austerità? Perché per un mio gusto, cioè per il gusto della lingua, io mangio qualunque cosa, quindi perdo la capacità di fare austerità. Ed è importante compiere austerità se uno vuole fare avanzamento spirituale. Il prendere intossicanti, anche blandi, come caffè, tè, sigarette, senza parlare di quelli grandi, cosa va a intaccare? La misericordia, la compassione. Perché cosa succede quando noi prendiamo degli intossicanti? Che non pensiamo agli altri, pensiamo solo a noi, al nostro piacere, perdiamo la misericordia verso gli altri. Prabhupada fa l'esempio di una giovane coppia che si intossicano costantemente fino a tal punto da dimenticarsi che hanno un figlio di cui prendersi cura. E ricordo che tanti anni fa ci hanno fatto anche un film su questo, c'era una coppia che proprio era dedita agli intossicanti e quindi si è dimenticata. L'attività sessuale illecita, dove per illecita si intende non al fine della procreazione, cosa va a intaccare? La pulizia. Il gioco d'azzardo, la speculazione, va a intaccare la veridicità. Una persona non è veritiera. Quando noi giochiamo d'azzardo, quando speculiamo, non siamo veritieri. E una infatti delle caratteristiche dell'anima condizionata è proprio questa tendenza a ingannare. Quindi seguire questi principi della libertà ci aiuta ad elevarci a un livello, a una piattaforma di virtù, a una piattaforma umana, per poi incominciare un percorso spirituale. Qui nella spiegazione Prabhupada sottolinea che superficialmente è possibile portare i sensi sotto controllo con un metodo artificiale, ma è un controllo momentaneo. Krishna spiega, se i sensi non sono occupati nel trascendentale servizio del Signore, ci sarà sempre il rischio di cadere. Perché ci sarà sempre il rischio di cadere? Perché
saremo sempre vittime dell'attrazione e della repulsione. Se non siamo impegnati a una piattaforma trascendentale, cioè che trascende, che va al di là delle influenze della natura materiale. Infatti vediamo, il Bhagavatam racconta di tante persone, di tanti saggi che erano impegnati nella vita spirituale, ma a causa di una disattenzione sono caduti. Infatti più avanti Krishna dice che è sufficiente che uno solo dei sensi sfrenati catturi l'attenzione della mente perché l'intelligenza venga trascinata via. Noi possiamo anche pensare, quello che conta è quello che io provo nel cuore per Dio, il mio amore per Dio, che cosa sarà mai un bicchiere di vino, una tazza di caffè, una sigaretta, una partita a carte, tanto Dio sa che nel cuore io lo amo. Però Krishna non ci sta dicendo che questo è il metodo. Krishna dice nel 12° capitolo: la perfezione consiste nel pensare sempre a me. Questa è la perfezione. Se non ce la fai, sforzati di seguire i principi della libertà. Perché Krishna, quello che apprezza è lo sforzo, la determinazione. Perché ci vuole determinazione per seguire questi principi della libertà. Perché i sensi, la mente, spingono in un'altra direzione. Spingono verso la gratificazione dei sensi. E determinazione significa proprio questo: discriminare ciò che è sbagliato da ciò che è giusto e fare ciò che è giusto. E per capire che cosa è giusto e che cosa non è giusto, noi abbiamo bisogno di una guida del maestro spirituale e della compagnia dei devoti. Per questo è importante Sadhu Sangha, la compagnia dei devoti, per seguire questi principi regolatori della libertà. Perché non è semplice, ci vuole determinazione. Nella Prabhupada Lilamrita c'è una storia molto bella di uno dei primi discepoli di Prabhupada, sua grazia Shyama Sundara Prabhu. Questo devoto era molto bravo e anche molto esperto nel, come si dice, nello scolpire, sì. E quindi Prabhupada gli chiede di scolpire delle murti, cioè delle divinità. In particolare gli chiede di scolpire quelle tre divinità che vedete lì, signore Jagannath, Baladeva e Subhadra, proprio perché lui era bravo. E quindi dopo un po' vuole andare a vedere a che punto è questo lavoro di scultura, e quindi va a trovarlo, e mentre va a trovarlo vede che c'è il signore Balarama è quello guardando alla vostra sinistra, e sopra la testa del signore Balarama c'è un pacchetto di sigarette, perché era l'inizio, era un giovane devoto. Balarama è molto misericordioso. Allora quando Prabhupada vede questo pacchetto di sigarette dice Shyama Sundara Prabhu: non mettere un pacchetto di sigarette tra te e Krishna. E immediatamente Shyama Sundara Prabhu butta il pacchetto di sigarette e non fuma più. Allora noi dobbiamo sforzarci di non mettere nulla tra noi e Krishna, anche se questo richiede sforzo, richiede austerità. Questa è la prova dell'amore per Krishna e per i suoi devoti, che richiede un sacrificio. Perché noi proviamo ancora attaccamento, qua Prabhupada dice: il devoto raggiunge questo livello di coscienza per la misericordia incondizionata di Krishna. Quindi non si raggiunge questo livello di coscienza grazie a uno sforzo artificiale, contando sulle proprie forze, contando sulla propria comprensione intellettuale o accademica. Per la misericordia incondizionata di Krishna. Quindi noi dovremmo implorare Krishna e i suoi puri devoti di poter avere questa misericordia.
E contemporaneamente quello che Krishna vuole vedere in tutti noi è lo sforzo nel seguire. Nonostante, qua Prabhupada dice, nonostante l'attaccamento che può ancora provare per gli oggetti dei sensi. Quindi nonostante sia presente l'attaccamento, il devoto può raggiungere questo livello di coscienza in cui può ricevere la piena misericordia di Krishna se si sforza, nonostante provi ancora attaccamento per gli oggetti dei sensi. E qui Prabhupada spiega anche che anche se può sembrare che una persona cosciente di Krishna agisca sul piano materiale, in realtà non ha attrazione per gli oggetti dei sensi e si preoccupa solo di soddisfare Krishna. Quindi trascende l'attaccamento e il distacco. C'è un verso molto bello che volevo leggervi a questo proposito, in cui è spiegato che una persona che agisce a servizio di Krishna con il corpo, la mente, l'intelligenza e le parole è una persona liberata anche nel mondo materiale, benché sia impegnata in molte attività apparentemente materiali. Quello che Krishna vede è la nostra intenzione. Quello che Krishna vede è il nostro desiderio e perché agiamo in un modo piuttosto che in un altro, non vede il risultato finale, non è attratto dal risultato finale. Però se noi ci impegniamo a servizio di Krishna utilizzando corpo, mente, intelligenza e parole, anche se siamo in questo mondo materiale, siamo in questo mondo materiale, ma non siamo di questo mondo materiale, perché trascendiamo le dinamiche del mondo materiale. Benché sia impegnata in molte attività apparentemente materiali. Il servizio di Maya è quello di attrarre l'anima condizionata. Lei può attrarre, noi decidiamo se lasciarci attrarre o non lasciarci attrarre. E il mio maestro spirituale a volte fa l'esempio raccontando una storia molto simpatica, molto semplice da comprendere. Racconta di due pesciolini e di un pescatore che va a pescare con l'amo. E quest'amo è molto gustoso, perché il pescatore è intelligente, quindi mette apposta qualcosa di gustoso per attrarre i pesciolini. E ci sono questi due pesciolini. Uno dei due pesciolini ogni tanto va a succhiare un po' dall'amo. Allora l'altro pesciolino dice, fai attenzione, perché se fai così verrai pescato. Allora il pesciolino che ogni tanto va ad assaggiare dice, ma non essere fanatico. Che sarà mai una volta ogni tanto? Chi mi vede? Io so controllare, so quando devo staccarmi. E l'altro dice, guarda che non funziona così, fai attenzione perché è pericoloso. Dice, no, io so come fare. Dopo un po' viene pescato, perché funziona così. Appena noi abbassiamo la guardia, appena non siamo più attenti sul sadhana, ossia sul seguire questi principi della libertà, immediatamente veniamo catturati. E con noi, qua nel Bhagavan si parla di grandi saggi che cadono dopo migliaia di anni di meditazione, con noi non ci vuole niente altro che meditazione, un attimo, basta una vetrina, basta una pubblicità, basta un vestito, basta una forma, qualunque cosa, subito possiamo essere catturati. Questo succede quando abbassiamo la guardia, quando sottovalutiamo l'importanza di seguire queste norme, queste regole che ci liberano dall'identificazione col corpo. E per fare questo, per seguire questi principi, come spiegavo, abbiamo bisogno assolutamente di essere guidati. E non è facile ammettere delle proprie debolezze, così come non è facile cercare aiuto. Solitamente quando abbiamo difficoltà, l'anima condizionata vuole far credere di essere qualcosa che non è, quindi non condivide le proprie difficoltà. Ma nel momento in cui cerchiamo aiuto, nel momento in cui chiediamo aiuto, nel momento in cui ammettiamo le nostre difficoltà, Krishna immediatamente ci aiuta mandandoci i devoti, mandandoci l'entusiasmo, sia lo sforzo con intelligenza per superare queste difficoltà. Conosco un caro devoto che
Ogni momento che ha delle difficoltà nel seguire qualcosa, immediatamente chiede aiuto e condivide le sue difficoltà, mettendo da parte la vergogna. Questo attrae completamente il cuore di Krishna, il cuore dei suoi devoti, perché ci vuole onestà e umiltà nell'ammettere le proprie debolezze. Perché noi non vorremmo seguire questi principi, pensiamo di dover essere liberi. Purtroppo confondiamo la libertà con la schiavitù. Cioè quello che è normalmente schiavitù, cioè seguire quello che la mente e i sensi propongono, quando io dico voglio fare quello che voglio, quando voglio e come voglio, questa in realtà non è libertà. Però ai nostri occhi condizionati appare come una grande libertà, una possibilità di fare quello che voglio in qualsiasi momento, nessuno mi può controllare. Qualche settimana fa stavamo distribuendo i libri qui a Roma e io ero in una zona, sì, qua vicino, e davanti a me c'erano una coppia di nonni con una bambina come te più o meno, però non brava come te, e dovevano attraversare la strada. E allora la nonna ha preso immediatamente la mano della bambina perché, per proteggerla, perché passavano le macchine. E la bambina ha incominciato a urlare, dicendo «Perché mi fai prigioniera? Lasciami libera!» Continuava e gliene diceva di tutti i colori alla nonna. «Io non sono una tua prigioniera, voglio essere libera, lasciami!» E io guardavo da dietro e pensavo «Guarda, noi siamo così!» L'acciare, il maestro spirituale, i devoti vengono dandoci questo metodo, questi principi, in realtà per proteggerci dalle cadute, per proteggerci dalla sofferenza, e noi non solo non li vogliamo seguire, ma ribattiamo anche, ci ribelliamo. E infatti ho pensato che misericordia che hanno i devoti, il maestro spirituale, che pazienza che hanno con noi, nonostante uno non voglia fare quello che dovrebbe fare. Infatti la nonna non faceva una piega, continuava a tenerla, anzi sempre più, sempre, perché la bambina era veramente sì. E anche quando abbiamo attraversato la strada, perché era proprio davanti a me, anche sul marciapiede, e perché c'erano diverse persone, la nonna non si fidava a lasciarla da sola questa bambina, quindi continuava a tenerla. E lei continuava a dire veramente tutti i colori, e la nonna tollerava perché lei lo faceva per uno scopo superiore, cioè quello di proteggerla. E così Krishna ci vuole proteggere da che cosa? Dalla caduta nell'esistenza materiale, nonostante noi vuole proteggerci, lui ci vuole proteggere, noi non vogliamo essere protetti. Pensate a quanto è misericordioso Krishna e a quanto è misericordioso ancora di più il suo acharya, il suo puro devoto, che viene e nonostante il nostro non voler seguire le istruzioni, nonostante la nostra intolleranza verso le regole, nonostante questo, lui viene e continua a dirci guarda che solo così puoi veramente essere felice, solo così puoi veramente star bene. Nel Bhagavatam ci sono dei bellissimi versi in cui si parla sempre di questo punto, e volevo leggervene uno in alcuni in particolare, in cui è spiegato che ascoltando regolarmente lo Shrimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto ciò che turba il cuore è completamente distrutto. Il servizio d'amore al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce in modo irrevocabile. Ascoltando regolarmente lo Shrimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore. Questo ci permette, quindi ascoltare regolarmente il Bhagavatam, tutto ciò che riguarda Krishna, quindi ascoltando il Bhagavatam e servendo la persona Bhagavata, tutto ciò che turba il cuore è completamente distrutto. Che cosa... Cosa che turba il cuore? Cosa che ci turba? Quali sono queste cose che turbano? Perché uno può pensare, ma io sono tranquillo così, mi sento così in pace con me stessa, faccio questo, faccio quello quando voglio, ma non è vero, perché se uno è onesto, e non c'è bisogno di ammetterlo adesso, se uno è onesto vive una costante ansia, perché si ha sempre paura di perdere ciò che si ha, si ha sempre paura di essere ingannati.
E quindi si vuole sempre di più, ci si inorgoglisce, tutto ciò turba il cuore. E il metodo per distruggere tutto ciò che turba il cuore è ascoltare il Bhagavatam e servire pure i devoti. Servire pure i devoti significa servire le loro istruzioni, far sì che le loro istruzioni diventino nostra vita e anima, non avere altro desiderio. Quello significa servire il puro devoto. Servire Srila Prabhupada e i suoi puri rappresentanti significa portare avanti la sua missione seguendo le sue istruzioni. Questo significa. Quindi, in questo modo, il servizio d'amore al Signore si stabilisce in modo irrevocabile. E continua, appena il servizio di devozione si stabilisce in modo irrevocabile nel cuore, gli effetti della passione dell'ignoranza, come la lussuria, il desiderio e l'avidità, svaniscono dal cuore. Il devoto si situa allora nella virtù e diventa completamente felice. Per pulire il cuore da questi effetti della passione dell'ignoranza, come la lussuria, la cupidigia, il desiderio, l'avidità, l'orgoglio, poiché è Krishna che è all'interno del cuore, è lui che ci aiuta a pulire il cuore appena noi ci rivolgiamo chiedendogli aiuto. Non è qualcosa che arriva dall'esterno, perché Krishna è presente nel cuore di ogni essere. E a questo e qui ci si situa nella virtù, si va al di là della passione e dell'ignoranza, si va al di là di queste spinte dei sensi e della mente. Quando il servizio di devozione si stabilisce in modo irrevocabile, situato così nella virtù e con la mente ravvivata dalla pratica del servizio di devozione, l'uomo ottiene la liberazione, spezza ogni legame con la materia e accede alla scienza del Signore Supremo. La mente viene ravvivata dalla pratica del servizio di devozione. Servizio di devozione significa fare ciò che fa piacere a Krishna e ai suoi puri rappresentanti. Servizio di devozione non significa fare quello che mi piace, quando voglio, quando mi va, o fare quello che io mi sento portato, portata per una cosa, quindi voglio fare questo. Non è questo servizio di devozione a Dio, la persona suprema. Servizio di devozione consiste proprio nel fare quello che fa piacere a Krishna. E se io voglio sapere che cosa fa piacere a Krishna, devo chiedere a chi lo conosce. Come se io voglio fare un regalo da Rikirta. No, vabbè, io lo conosco, quindi l'esempio non va bene. Allora, se io voglio fare un regalo a una persona che non conosco, o voglio fargli qualcosa che lui può apprezzare, devo chiedere a una persona che lo conosce bene che cosa gli fa piacere. Ecco, come Wanda, per esempio, quando deve fare i regalini a noi, chiede di che cosa avete bisogno, che cosa vi serve. Questo è amore. Questo significa servire, servizio devozionale, servizio a Dio, la persona suprema. Non posso fargli quello che mi va a me, quello che piace a me, perché altrimenti Wanda potrebbe fare qualcosa che magari a noi non ci serve. Dice, ma perché devo... Se voglio fare un regalo, deve essere un regalo che voi apprezzate, qualcosa di cui avete bisogno. Questo è il servizio di devozione. Quindi per questo è necessario avere la guida, qualcuno che ci dice che cosa è giusto fare e che cosa non è giusto fare. In questo modo si spezza ogni legame con la materia e si accede alla scienza del Signore Supremo, perché anche se agisco, non agisco più a livello materiale. Agire a livello materiale significa agire per ricevere qualcosa in cambio. Questa è la motivazione di chi agisce a livello materiale. Ora, diventare coscienti di Krishna, diventare spiritualisti, non significa non agire più. Non è che uno si può chiudere in casa e dire, ormai basta, mi dedico alla meditazione, chi si è visto. Non è questo, si agisce, qui si parlava anche. La persona cosciente di Krishna agisce, ma anche se sembra che agisca a livello materiale, in realtà non ha più attrazione per gli oggetti dei sensi e si preoccupa solo di soddisfare Krishna. Quindi trascende l'attaccamento e il distacco. Quindi si agisce per dare piacere a Krishna. In questo modo il nodo del cuore è tagliato e tutti i dubbi dissipati.
Quando l'essere realizza che l'anima domina sul corpo, anche la catena delle azioni interessate si spezza. Quindi pensate com'è importante il servizio di devozione. E solo grazie al servizio di devozione noi possiamo legare, possiamo spezzare questi legami con la materia. Solo grazie all'impegno, servizio di devozione, possiamo tagliare questi nodi del cuore, possiamo eliminare questi nodi del cuore. E il primo servizio che viene richiesto a ogni aspirante spiritualista è la recita del mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perché è basilare, fondamentale recitare il mantra Hare Krishna? Perché durante il canto del mantra Hare Krishna noi chiediamo: Krishna, impegnami al tuo servizio. E perché questo è il metodo per liberarci. E anche se non ci va, perché non è che tutti la mattina si svegliano alle 3:30, alle 4, ah che bello, adesso mi aspetta il japa, la mente propone altre cose, uno vorrebbe riposare di più, vorrebbe guardare la televisione alle 4, vorrebbe fare altro, vorrebbe dormire e guardare. Però poiché il canto del mantra di Krishna è la cosa che soddisfa di più Krishna in tutti i mondi, anche se a noi può dare una leggera sofferenza, perché siamo tanto malati e condizionati, noi dovremmo farlo, perché questo dà piacere a Krishna. È come una persona malata, che all'inizio la medicina sembra amara, ma poi questa medicina gli permetterà di curarsi e di essere felice. Così è il canto del mantra di Krishna. Questo servizio di devozione, non si può fare servizio di devozione in maniera superficiale, se non si comprende l'importanza del canto del mantra di Krishna. Gran parte dell'avanzamento spirituale di un aspirante devoto spiritualista dipende dal canto dei santi nomi. Dipende dall'attitudine con cui noi ci avviciniamo al canto dei santi nomi, perché quello è Krishna nella forma sonora. Quindi è fondamentale recitare il mantra, non è una cosa secondaria. Così come non è secondario vivere in compagnia dei devoti, così come non è secondario ascoltare lo Srimad Bhagavatam, come abbiamo letto prima, ascoltando il Bhagavatam, servendo pure i devoti, il servizio di devozione si stabilisce in maniera irrevocabile nel cuore. A quel punto siamo salvi. Ma se non c'è questa dipendenza da Krishna, da Dio, la persona suprema, noi siamo soggetti a tante, tante cadute. Nella Bhagavad Gita si fa l'esempio di Shiva e di Haridasa Thakura. Entrambi vengono vengono tentati. Shiva cade, cede alla tentazione. Haridasa Thakura non cede. Perché Haridasa Thakura non cede? Perché lui era completamente legato, attaccato ai santi nomi di Krishna, perché lui era devoto. Non che Shiva non lo fosse, ma perché era così attaccato al canto dei santi nomi di Krishna, Krishna protegge il suo devoto, perché vede, perché Krishna è una persona reciproca, e in accordo con quanto noi reciprochiamo, lui ricambia. E Haridasa Thakura non ha ceduto. Al nostro livello, qua si parla di grandi esseri celesti, di grandi devoti, al nostro livello le tentazioni sono tante, per questo è spiegato nel Bhagavatam: a ogni passo c'è un pericolo. Cosa vuol dire che a ogni passo c'è un pericolo? C'è un pericolo di caduta ogni volta, cioè c'è un pericolo che la nostra coscienza si abbassi costantemente dal livello spirituale a quello materiale. Ogni passo c'è un pericolo. Quindi per questo dobbiamo sempre stare vigili, dobbiamo sempre stare attenti, non dobbiamo mai abbassare la guardia.
Perché quando si parla di pericoli, non si parla solo di pericoli grossolani, ci sono diversi livelli di pericoli, diverse prove che Krishna dà a ogni aspirante spiritualista. Ma se noi rimaniamo attaccati ai principi regolatori della libertà, se rimaniamo attaccati alle istruzioni di Krishna e del suo puro rappresentante, se rimaniamo attaccati al canto dei santi nomi di Krishna, allora questo ci permette di ottenere la piena misericordia del Signore. E se otteniamo la piena misericordia del Signore, siamo salvi. Siamo salvi. E anche se ci fossero, anche se ci dovessero essere eventuali cadute, eventuali difficoltà, perché quello può succedere, quando si dichiara guerra a qualcuno si possono avere anche delle sconfitte. Noi stiamo dichiarando guerra all'energia materiale, impegnandoci in un percorso spirituale, quindi è normale che ci possano essere delle cadute, delle difficoltà, delle perdite. Ma se rimaniamo comunque aggrappati al canto dei santi nomi, rimaniamo attaccati a Krishna, aggrappati ai suoi devoti, ci si rialza e si continua sul percorso spirituale. E Krishna non vede quella caduta, se è accidentale, naturalmente, se è voluta, quello è un altro discorso che non è più accidentale, non è una caduta, è una volontaria, è volontario. Quindi in quel caso Krishna che può fare? Se una volta un devoto, mi ricordo che stavo distribuendo i libri e mi ha fatto questo esempio. Se piove e tu ti vai a riparare sotto una tettoia, un balcone, sei a riparo, se poi tu ti allontani e ti bagni, di chi è la colpa? Non è che il balcone o la tettoia può seguirti, sei tu che volontariamente hai deciso di allontanarti, di esporti all'acqua. Questo è libero arbitrio. Quindi se noi invece prendiamo rifugio, questo significa prendere rifugio, ascoltare, essere determinati a seguire questi principi della libertà, nonostante le difficoltà. E quando ci sono delle difficoltà, il metodo è semplice. Chiediamo a Krishna, scusa, io purtroppo sono così caduto, che nonostante il canto dei santi nomi del Signore sia una cosa splendida, io non provo il gusto per questo. Signor Chaitanya, c'è un verso molto bello che dice: il mio problema è che sono così sfortunato che non provo il gusto. Questo è il nostro problema. Noi non proviamo gusto, purtroppo, per la vita spirituale, perché abbiamo i sensi molto contaminati. Sono molto contaminati perché da vite e vite ci siamo dedicati alla gratificazione dei sensi, quindi abbiamo perso il gusto per la vita spirituale. Però il metodo della coscienza di Krishna è molto semplice, perché ci permette di risvegliare l'amore per Dio. È semplice per i semplici, Prabhupada dice semplice per i semplici e complicato per i complicati. Rileggo il verso. Chi invece si libera dall'attaccamento e dall'avversione ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve la piena misericordia del Signore. Lo scopo è controllare i sensi. Qualunque pratica richiede un controllo dei sensi. Se non controlliamo i sensi, siamo in pericolo costante. È un pericolo costante, perché i sensi ci fanno fare, ci mettono in condizioni veramente di pericolo. E questi principi della libertà, di cui pensate al gioco d'azzardo, pensate all'attività sessuale illecita, agli intossicanti, quanti problemi portano. Questa è l'ignoranza. Al momento sembra che ci diano un gusto, un piacere, ma un gusto, ammesso che ci sia, così momentaneo, così effimero, per quello che si sperimenta dopo, è una sofferenza sempre più profonda, sempre di più, sempre di più. Perché? Perché ci rifiutiamo di osservare questi principi. Sono principi della libertà. Almeno osservando questi principi ci arriviamo almeno alla piattaforma umana.
Questo ci permette poi di elevarci, quindi di arrivare alla virtù e di ottenere la piena misericordia del Signore. Quindi, nonostante le difficoltà, Krishna ci sta dicendo: osserva questi principi della libertà, così ti puoi liberare dall'attaccamento e dall'avversione. Grazie per l'attenzione. Hare Krishna. Se c'è qualche commento, qualcosa sì, inerente all'argomento. Fabrizio che saluta. E poi ci sono due domande prima magari di chiedere agli amici e devoti qui. Ci sono due domande, una da Filiberto e una da Fiammetta. Filiberto, okay. L'altra Fiammetta. Filiberto chiede, salve, cosa si intende per pulizia intaccata dal sesso illecito? Grazie. Allora, io non scenderei tanto nei dettagli perché si può capire l'attività sessuale generalmente genera sporcizia a livello grossolano, a livello più sottile perché genera sporcizia perché ci fa credere di essere goditori. Filiberto ci fa credere di essere goditori, quindi ci fa credere di essere questo corpo. Quando pensiamo di essere questo corpo e quando pensiamo che quando pensiamo di essere questo corpo, ci identifichiamo con questo corpo, questa attività fisica, sensuale, sessuale, nel mondo materiale è la più elevata, è quella che dà più piacere a livello grossolano e crea sporcizia. Crea sporcizia perché ci fa perdere di vista qual è l'obiettivo, pur essendo il piacere più grande di questo mondo materiale. Tutto gira intorno alla gratificazione sensuale. Ci sono diversi livelli di gratificazione sensuale, c'è il livello più grossolano che è quello fisico, non c'è bisogno di entrare tanto nei dettagli, tutti ne siamo perfettamente, conosciamo tutti, anche gli animali conoscono, e poi ci sono livelli un po' più sottili. Però il principio è astenersi dall'attività sessuale illecita, perché altrimenti genera sporcizia a livello grossolano e a livello sottile, ci fa perdere di vista l'obiettivo, chi siamo veramente, qual è lo scopo. Noi possiamo veramente essere felici, veramente essere in pace se comprendiamo che il beneficiario di qualunque cosa è Dio, la persona suprema. Se comprendiamo che Krishna è l'amico di tutti gli esseri e che noi siamo qui per dare piacere a Lui. L'attività sensuale o sessuale ci allontana completamente da questa comprensione, perché per quanto uno possa scrivere dei romanzi o farsi dei viaggi mentali dicendo no, io lo faccio per dar piacere all'altra persona, perché questo ci unisce, perché questo così, perché questo colà, in realtà se uno ha un minimo di onestà intellettuale deve riconoscere che la spinta è perché vogliamo provare piacere. Nel momento in cui non c'è più quel piacere ci si separa, si va a cercare un altro oggetto di gratificazione, quindi questo genera sporcizia nel cuore. Non so se risponde alla domanda. Grazie. Poi c'è Fiammetta, fa una lunga premessa e poi la domanda. Hare Krishna, dice Hare Krishna Fiammetta. Io vorrei chiarimenti sul discorso dell'essere travolti dalla mente. Hai letto un verso, no? Dalla Bhagavad Gita. Vuoi leggerlo di nuovo? Sì. Se anche uno solo dei sensi. Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, è sufficiente che uno solo dei sensi sfrenati catturi l'attenzione della mente perché l'intelligenza venga trascinata via. Trascinata via, va bene, lei ha detto travolta, comunque il senso è lo stesso. Dice, io vorrei chiarimenti su questo discorso, sull'essere trascinati via o travolti dalla mente. Io una volta sono stata travolta da un'onda gigantesca in un'isola caraibica. Un'altra volta sono stata travolta da un'auto mentre attraversavo fuori dalle strisce. Un'altra volta ancora sono stata travolta da una tragica notizia.
Quindi penso di avere un'idea abbastanza chiara del concetto di travolgimento, di essere trascinati via, travolti. Ma di solito non mi sento travolta, non mi sento trascinata via, diciamo, adesso traduco. Benché, come afferma il testo che state leggendo stasera, se non si controllano i sensi, osservando i principi che avete elencato, si viene travolti dalla mente. Potresti chiarire cosa si intende per essere travolti dalla mente affinché io possa divenirne eventualmente cosciente? Grazie. Hare Krishna, grazie per la bella domanda. Fiammetta, grazie. Tante volte si sentono tragedie, disastri, in cui uno dice ma era così, sembrava così una brava persona. Non sappiamo che cosa gli è successo, non sappiamo che cosa l'ha spinto. La mente è molto forte. Qui nella Bhagavad Gita Krishna spiega che la natura della mente è instabile, è impetuosa. È più difficile che controllare un vento impetuoso, controllare una mente, controllare la mente. La domanda è, ripeti un po'. Cosa si intende? Hare Krishna. La domanda di Fiammetta è cosa. Potresti chiarire cosa si intende per essere travolti dalla mente? Perché dice, io non mi sento solitamente travolta. Okay. Cosa si intende? Così se me lo spieghi posso divenirne cosciente e penso di interpretare, eventualmente posso mettermi in salvo divenendone cosciente. Adesso se sono travolta non ne sono cosciente, aiutami a divenirne eventualmente cosciente, se mi chiarisci che significa. Essere travolta dalla mente significa agire sotto la spinta di quello che la mente propone, quello che i sensi vogliono, agire per il proprio piacere o per il piacere delle persone a noi vicine o per il piacere delle persone con cui ci identifichiamo, quindi per qualcosa che riguarda noi, mettersi al centro, questo significa essere travolti dalla mente, non sapere più discriminare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Scambiare ciò che è sbagliato per ciò che è giusto, non avere più una conoscenza spirituale, essere spinti dalle dinamiche di attaccamento e di avversione, essere spinti dal desiderio di cupidigia, dal desiderio di godere e di controllare, essere spinti dal desiderio di essere riconosciuti. Voler essere sempre al centro dell'attenzione, questo significa essere travolti dalla mente, costantemente ascoltare quello che la mente propone e dargli credito. Guardare una situazione, guardare una persona, contemplarla e pensare come posso trarne beneficio, come posso goderne e agire di conseguenza. Questo significa essere schiavi della mente. E la mente, in accordo con quello che Krishna dice ad Arjuna nella Bhagavad Gita, se non è impegnata per uno scopo superiore, cioè per uno scopo spirituale, che è quello di servire e soddisfare Krishna e i suoi puri devoti, può essere la peggiore nemica, può essere causa di disgrazie, può essere causa di tante azioni veramente detestabili. Questo perché? Perché viene impegnata per la nostra gratificazione. Questo significa essere travolti dalla mente, guardarci attorno e dire cosa posso fare per essere felice, per poter godere di questo, di quella, di questa realtà, di questa situazione, a diversi livelli naturalmente. Però questo significa essere schiavi. Godasa, in sanscrito si chiama schiavi della mente e schiavi dei sensi. Non so se risponde alla domanda. Intanto grazie. E per non essere più schiavi, qua Krishna dice
nella Bhagavad Gita. Io vivo nel suo cuore e gli concedo una misericordia speciale, dissipando con la torcia luminosa della conoscenza le tenebre nate dall'ignoranza. È Krishna che ci concede una misericordia speciale, aiutandoci a elevarci. È per questo che dobbiamo costantemente chiedere aiuto e rivolgerci a Krishna, Dio la persona suprema, ai suoi puri devoti. Perché lui afferma che sono io che posso dissipare con la torcia luminosa della conoscenza le tenebre nate dall'ignoranza. Che cosa significa ignoranza? Credere di essere qualcosa che non siamo. Credere di essere, per esempio, questa mente. Credere di essere questi desideri. Credere di essere questi pensieri. In una lezione uno delle nostre guide faceva questo esempio, quando Krishna si guarda allo specchio o si guarda allo specchio d'acqua, rimane estasiato nel vedere la sua bellezza. E anche noi, quando ci guardiamo allo specchio, rimaniamo intossicati, pensiamo di essere speciali, pensiamo di essere. Poi con l'andare avanti dell'età, quando si arriva a una certa età, questa fantasia va scemando. Però la mente è così forte che ci fa credere di essere qualcosa che non siamo. Per questo dobbiamo elevarci almeno alla virtù, perché quando noi pensiamo di essere qualcosa che non siamo, agiamo sotto la spinta dell'ignoranza e della passione. Alterniamo momenti di ignoranza a momenti di passione. Queste sono le spinte del mondo materiale. Grazie, Wanda, che confermi. C'è Filiberto che dice. Perché quando sono ritornato. Allora, microfono. No. Mi è acceso. Vai, acceso. Sono maliziosa. Guarda, se uno ammette, Krishna è così soddisfatto. No, io volevo dire che sono sulla strada buona perché quando sono ritornato da Milano, la settimana successiva, io avevo sempre in mente le preghiere che facevamo. Linda, e poi mi veniva in mente l'Hare Krishna, quindi vuol dire che sono sulla buona strada, però tu non puoi fare una lezione solo per i miei vizi, perché io gioco a carte, ma io non gioco a carte Krishna, buone, però quello è uno dei principi. Però io non gioco a carte per vincere, per passare un'ora con un'amica, quindi lo spirito è diverso. Allora passa quell'ora con l'amica leggendo il libro di Krishna, la Bhagavad Gita. Ma lei non è Hare Krishna, non è Paola, casomai. Vai da Paola. Roma. Vai da Paola. Vicino. Per questo è spiegato, in realtà, ora, uno dei principi che viene spiegato per chi vuole avanzare nella vita spirituale e che deve cercare anche la compagnia di persone con cui può condividere per cosa spirituale, che gli permettano di alzare, levare la coscienza. C'è Paola. Paola abita nell'altro capo della città. Ci siamo noi, poi tu hai la fortuna. Tu hai la fortuna di avere un nipote così bravo, un devoto così bravo. Che io adoro, quindi, continuo a dirlo che adoro. Poi hai Massimiliano, hai Elisabetta. E Massimiliano. Sono impegnati. Ma se c'è. Se c'è la buona menzionata. Se c'è manga, se c'è il desiderio, basta solo il desiderio. Krishna immediatamente, perché quello che Krishna vede è il nostro desiderio. Ah sì, perché lì è sempre a disposizione, no, per qualsiasi spostamento. Ti devo dire che sto veramente su questa strada, sì. Del pensiero che va. Ancora non posso dire di condurre una vita come dovrebbe essere, però ecco, però c'è importa. Sempre questo rientro, no? Questo ritorno. E devo dire che Elisabetta lavora, Massimiliano sta pure impegnato, mio nipote... Non ne parliamo perché è super impegnato. Lei dovrebbe cambiare a casa o io lei. Perché se no belle chiacchierate ce le potremmo fare sicuramente. Però ci sono insomma questi impegni. Sì. Comunque sei sempre dolcissimo. Grazie. E non mi riproverai. Ma no, io no.
Quello è uno dei principi. Non posso fare. Hare Krishna, volevo dire un'altra cosa. Allora, io vi volevo ringraziare della pazienza che avete nello spiegare la Bhagavad Gita e tutte le altre regole, perché ho avuto una bellissima sensazione l'ultima volta, dopo che mi ero come un po' impicciata nel chiedere perché Krishna prima dice di seguire certe regole e poi invece dice, beh vabbè, potete anche fare delle donazioni e andare avanti lo stesso. Ecco, questa vostra spiegazione ho capito che è proprio come, cioè è stata una sensazione difficile da spiegare, quasi ineffabile, di vedere Krishna che ha pazienza con noi, sì, e dice voi dovete fare queste cose, ma se non lo volete fare, non ce la fate, fate anche quest'altra. Proprio ho avuto la sensazione di un padre, che io tra l'altro non ho avuto, di un padre che ha pazienza e dice va bene, vai avanti lo stesso. Sì, quindi è stato molto paziente. Utile questo dubbio che avevo e che mi avete spiegato. Grazie a te, della possibilità. È infinitamente paziente, e suoi devoti anche. Ma è stata una sensazione che non vi riesco a spiegare, molto bella, piacevole anche. Ecco. E pensa così misericordioso che nella Bhagavad Gita Krishna dice ad Arjuna, adesso ti ho spiegato tutto, decidi tu che cosa vuoi fare. E questo è proprio le... sono proprio le dinamiche dell'amore, che non c'è costrizione. Krishna non ci costringe, ma ci tollera tantissimo. Hare Krishna Mataji, una domandina. Allora, prima hai parlato di caduta accidentale e non. Vorrei sapere che a volte ci sono queste cadute, no? Per quanto riguarda me, quindi a volte io non so se a volte sono accidentali oppure no, qualcosa che scattano nella mente che mi fa pensare forse accidentale, forse no, quindi c'è questa linea che a volte non riesco grazie per la domanda a separare così nettamente, perché è molto, molto importante, molto profonda. Allora, una caduta è accidentale quando non è premeditata. Quando non è un qualcosa che accade in maniera sistematica, ma è dovuto a una nostra debolezza. Qual è il servizio di Maya? E Maya ci conosce, sa quali sono le nostre debolezze e quindi ci colpisce lì naturalmente. Quindi non, è normale che possano succedere delle eventuali difficoltà o delle eventuali cadute, però quello che la differenza sta nel non che non sia una cosa sistematica, che ogni volta che poi diventa quasi uno stile di vita, io ho questa debolezza e quindi ogni volta che mi succede ogni volta debbo quasi cadere, no, non è così, però è normale che ci siano delle difficoltà, ma se noi riconosciamo che queste sono difficoltà, se ammettiamo che queste sono difficoltà e cerchiamo aiuto, questo conquista completamente Krishna e i suoi devoti e diventiamo, e questo ci rende sempre più forti, gradualmente ci renderà sempre più forti. Questa è la differenza fondamentale. C'è un passaggio molto bello in cui è spiegato che se al momento di lasciare il corpo non siamo completamente, tra virgolette, puri, pronti o preparati, il Signor Chaitanya è così misericordioso che dice il resto ce lo metto io. Krishna è infinitamente gentile, il Signor Chaitanya è infinitamente gentile, Prabhupada è infinitamente misericordioso. Ascoltavo una lezione in cui una delle nostre guide diceva questo, che cosa significa quando diciamo Srila Prabhupada è infinitamente misericordioso, cosa significa questa misericordia? È che nonostante le nostre cattive qualità, le nostre cattive abitudini, Srila Prabhupada accetta lo stesso questo servizio, nonostante sappia da chi provenga, perché
perché sa che se lui non lo accetta, Krishna non è soddisfatto. Se Krishna non è soddisfatto, non c'è speranza per noi. Invece Srila Prabhupada accetta questo servizio nonostante le difficoltà, nonostante le debolezze. Quindi queste cadute sono debolezze quando non sono premeditate, quando non sono sistematiche, quando io non mi faccio una cultura della caduta sistematica, ma quando cado accidentalmente. Però mi raccontava una cara discepola di Srila Prabhupada, che quando i devoti si rivolgevano a Prabhupada dicendo: ho avuto questa difficoltà, sono caduto, chiedendo perdono in maniera realmente umile, e Prabhupada diceva: non importa, rialzati e continua, vai avanti nel servizio, e condividi le difficoltà, perché l'unione veramente fa la forza, ma realmente la compagnia dei devoti ci aiuta a superare tante difficoltà. Ognuno di noi ha delle difficoltà. La vita spirituale significa test, significa prove. E senza il santo nome, senza la compagnia dei devoti, noi siamo veramente completamente deboli. Deboli, in balia della passione e dell'ignoranza, ci alterniamo. Questo è, non so se risponde alla domanda. Se grazie, Maharaj. Hare Krishna, grazie. Ok, va bene. No, Elisabetta. Prego due su internet, da internet, dalla chat. E dopodiché, insomma. Sì. Allora, ti volevo chiedere, vedo che la costante nella mia vita è praticamente la mancanza di tempo, e questo mi crea molta frustrazione, perché come se avessi una coperta che niente, questa è sempre la stessa, quindi come la tiri si scopre qualcosa. Io, cioè, la cosa su cui sto puntando di più è il canto dei giri. E ci sono adesso ero riuscita anche a ottimizzare l'orario di lavoro, però a quanto pare ci sono difficoltà, quindi questo non mi è permesso di portarla avanti questa cosa. Devo rientrare quindi dalle 9:18, questo è il mio orario. Ecco, in base a questo orario io devo, chiaramente, su tutta questa cosa, devo coltivare la coscienza di Krishna, quindi giri di japa, offrire il prasada. Ho due genitori, insomma, anziani, che a volte si trovano in difficoltà, quindi devo pensare anche a loro un pochino. Ecco, questo mi provoca frustrazione, perché io riesco a cantare i giri alla fine in macchina, guidando, che non è il massimo, anche se Vadhusa Vita Prabhu, insomma il maestro spirituale, mi ha detto che nel mio caso potevo farlo. Però, oppure, non lo so, devo attendere 10 minuti da qualche parte, io il giri, dovunque vado, faccio giri di japa, perché alla fine della giornata voglio portarli a termine. Però non sento la qualità di questi giri, non sono i giri che faccio in casa, seduta, magari con le divinità davanti all'altare, sono un po' qui, un po' lì. E questo, ecco, non so se questo può impedire il mio avanzamento spirituale, oppure comunque vale uguale, cioè non sento come se, non lo so, o mi licenzio, o cambio lavoro, oppure non so, non vado più a trovare i miei genitori, non li accudisco, cioè non so dove fare un taglio, ecco. Quello che viene richiesto è non dobbiamo tagliare qualcosa, aumentare, cioè mettere Krishna nella nostra vita. Ci sono anche dei doveri che naturalmente devi portare avanti come figlia, come compagna. Questi sono dei doveri secondari, ma ci sono. La qualità segue la pratica. Continuando a cantare il mantra di Krishna, continuando a recitare il mantra di Krishna e chiedendo a Krishna di darti l'intelligenza per organizzarti al meglio,
Krishna te la dà l'intelligenza per trovare il tempo adatto. Devi avere questa fiducia, questa fede. E anche se sembra, anche se ti sembra impossibile adesso perché hai tante situazioni materiali da mantenere, se continui a chiedere aiuto a Krishna, Krishna, poiché è la persona suprema, lui reciproca e risponde al tuo aiuto. Anche se ti sembra che la qualità dei giri non sia il massimo, continua comunque a recitare santi nomi. Continua chiedendo a Krishna, per favore fa che io comprenda fino in fondo che questa è la priorità nella mia vita. E Krishna ti darà l'intelligenza per fare in modo che tu possa farlo nei momenti più opportuni. Sappiamo, il momento più opportuno è il Brahma Murta, la mattina presto presto. Però se questo non è possibile, noi dobbiamo comunque rimanere attaccati e ancorati al canto dei santi nomi. Chiedilo a Krishna, prega Krishna, non ti scoraggiare, perché questo è un trucco di Maya. L'energia materiale fa così, ci fa sperimentare frustrazione, delusione, così poi uno si scoraggia e dice, beh, guarda, piuttosto che cantarli così, piuttosto che cantarli male, piuttosto che fare questo, piuttosto che fare quello, è meglio che faccio altro, è meglio che ne faccio solo uno quando mi sento, fino a quando poi uno arriva a non fare più niente, ad abbandonare tutto. Questo è un trucco di Maya. Non ti scoraggiare, non rimanere, non cedere alla frustrazione, perché è un attacco dell'energia illusoria. Anche se la perfezione verrà, continua a praticare, però col desiderio di ottimizzare, di cantare e di recitare sempre meglio i santi nomi. Krishna vedrà il tuo desiderio e in accordo con quel desiderio ti darà l'intelligenza per incastrare bene tutto. Non so se risponde Krishna. Ok, allora Filiberto dice grazie mille. Fiammetta dice davvero grazie. Ho ricevuto di recente proprio il libro che state leggendo e tante cose che prima non mi erano chiare ora lo sono sempre di più. Grazie. Hare Krishna. La luce. Ecco. Allora, adesso c'è un saluto da parte di Claudia. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna a tutti i devoti, grazie a Tulsi Gopi per questo incontro. Come sempre, la Bhagavad Gita è illuminante e purificante. Jai, dice Jai. Allora, c'è una domanda di Marilena prima. Marilena, Hare Krishna, comprendo che le droghe sono dannose. Io prendo un solo caffè al mattino, mi aiuta a svegliarmi. E non sento particolari conseguenze quando passa l'effetto. Dov'è l'errore? Scusate la banalità della domanda. Grazie. Poi ce n'è un'altra ancora, domanda okay. Di Claudia. Okay. Hare Krishna. Marilena, no. Marilena, grazie per la domanda. Dov'è l'errore? Dipende da quello che tu vuoi nella tua vita. Non è questione di errore. Ci sono cose che sono favorevoli alla vita spirituale e cose che non sono favorevoli. Il caffè è un eccitante, è un intossicante, e anche se lo prendo anche una volta al giorno, una volta ogni due giorni, è considerato comunque un intossicante. Se noi vogliamo avanzare spiritualmente, il metodo è questo, che ci possa far piacere o no, questo è un sacrificio che dobbiamo fare se vogliamo avanzare spiritualmente, dipende dal nostro desiderio. Non lo so, quelli non saranno mai bevuto, non lo so. Però un caffè d'orzo, non un caffè decaffeinato. Adesso, comunque, a parte gli scherzi, Marilena, dipende da quello che tu vuoi nella tua vita. Non è questione di giusto o sbagliato, non è questione di condannare o non condannare.
In accordo con il nostro desiderio, noi scegliamo di agire in un modo piuttosto che in un altro. Per esempio, una persona che pratica sport e che ha come obiettivo quello di vincere una partita o di vincere un incontro, di vincere qualsiasi cosa. Ecco, qui abbiamo preso il figlio di Massimiliano, che lui è un boxer, bravissimo. Un boxer, bravo, bravo. Allora, lui che cosa fa? Proprio un po' di sabato fa ne parlavamo a pranzo, perché c'era anche lui da banda. Diceva, quando io le partite, quando ho un incontro, io devo seguire un certo regime. Non posso mangiare questo, non posso mangiare quello, non posso uscire, non posso voltare di la sera, non posso bere. E mi ricordo anche mio padre quando allenava i ragazzi a calcio, diceva la sera non dovete fare questo, non dovete incontrarvi con le ragazze, fare tutto quello che solitamente si fa. Perché? Perché c'è la partita, perché quello era l'obiettivo, quello è lo scopo. Quindi, perché vedevano nella partita, nell'incontro, nel match, uno scopo superiore, uno si sacrificava, metteva da parte quello che gli piace fare per uno scopo superiore. Qua nel verso che abbiamo letto oggi, Prabhupada dice proprio questo. Anche se c'è attrazione per gli oggetti dei sensi, quindi anche se ci piace qualcosa, noi ci preoccupiamo di agire per soddisfare Krishna. Ma se il tuo desiderio è soddisfare Krishna e i suoi devoti, i suoi puri devoti, gradualmente dovresti impegnarti nel fare ciò che fa piacere a Krishna e ai suoi devoti. Vita spirituale significa mettere Krishna al centro. Mettere Krishna al centro significa togliersi dal centro. Noi siamo abituati a essere noi al centro. Siamo abituati a fare quello che vogliamo, a fare quello... sì, perché non è mio. E quindi uno può pensare, come dicevo prima, ma che male c'è? Per questo Prabhupada, quando ha visto quel pacchetto di sigarette, ha detto al devoto, non mettere un pacchetto di sigarette tra te e Krishna. Ora può sembrare una cosa banale, uno dice, ma l'importante è quello che io sento nel cuore. Ma noi dobbiamo essere onesti, perché se noi veramente sentissimo solo amore per Krishna nel cuore, ci sono dei chiari sintomi di una persona innamorata di Krishna, veramente, vede tutto in relazione a Krishna, agisce solo per soddisfare Krishna. Quindi non è questione che fa male o fa bene, dipende da quello che tu vuoi nella tua vita. Se tu vuoi ottenere successo nella tua vita spirituale, il metodo è seguire facendo, accettando anche dei sacrifici. Questo conquista il cuore di Krishna e dei suoi devoti. Non so se risponde alla tua domanda, me lo auguro. Prova con un caffè decaffeinato o un caffè d'orzo, no? Hare Krishna. C'è Claudio che chiede, ma quando la caduta è provocata, tra virgolette, dall'atteggiamento di persone vicine non coscienti di Krishna, che in genere tirano fuori il peggio di noi, è considerata accidentale oppure no? Quando la caduta è provocata dall'atteggiamento di persone vicine non coscienti di Krishna, che in genere tirano fuori il peggio di noi, questa caduta è considerata accidentale oppure no? Claudia, grazie per la domanda. Generalmente la nostra tendenza è dare la colpa a qualcun altro o riconoscere i problemi negli altri o pensare che quello che facciamo sia causato da qualcun altro. Mi ricordo, per esempio, quando distribuiamo i libri, una delle cose che diciamo sempre è questi libri parlano della felicità, insegnano a non arrabbiarsi. Allora subito dice, no, ma non sono mica io che mi arrabbio, sono gli altri che mi fanno arrabbiare. Perché è molto
più semplice, più naturale, tra virgolette, per l'anima condizionata, dare la colpa a qualcun altro. In ogni istante tu sei libera di scegliere se cedere o non cedere alle tentazioni, alle provocazioni. Sono provocazioni di Maya, sono provocazioni dell'energia illusoria, perché vogliono vedere quanto siamo seri e determinati nell'essere persone coscienti di Dio, coscienti di Krishna ad ogni istante. E generalmente queste prove arrivano proprio perché noi dobbiamo imparare qualcosa. Un devoto, una persona cosciente di Dio, cosciente di Krishna, accetta queste prove, le vede come un insegnamento e vede i propri limiti senza pensare ai limiti, alle debolezze altrui. È difficile perché c'era una maestra spirituale che raccontava che lui quando era giovane viveva nelle caverne, viveva con animali, insetti, con animali di ogni tipo, ed era più semplice che vivere con gli esseri umani perché ci sono tante dinamiche, tanti comportamenti, tanti atteggiamenti, quindi è difficile, quindi noi siamo tutti consapevoli e coscienti. Cerca però di non dare la colpa a qualcun altro di tue eventuali debolezze, di tue eventuali cadute, anche se questo è difficile. Prega Krishna per essere sempre cosciente in ogni istante. Come aspiranti devoti, come aspiranti spiritualisti, noi abbiamo delle responsabilità. Quando collaboriamo, quando parliamo con qualcuno, abbiamo la responsabilità di essere dei buoni rappresentanti di Srila Prabhupada e dei suoi devoti. E questa è una grossa responsabilità. E quindi non è che si tratta, non è tanto il punto, non è tanto sapere se sono cadute accidentali o volontarie, sono cadute dovute a debolezze. Devi lavorare su queste debolezze. Per lavorare su queste debolezze bisogna avere un canto attento, un canto forte, la compagnia dei devoti, la recitazione dei santi nomi, lo studio delle scritture. Questo darà la forza spirituale per essere forte in qualsiasi situazione. Faccio un esempio. Noi siamo qui a Roma. Ogni passo ci sono dei bellissimi palazzi, molto forti, resistenti, ma quello che rende questi palazzi forti, resistenti, cosa sono? Le fondamenta. Quando noi entriamo in un palazzo non è che nessuno pensa che belle fondamenta, tutti pensano alle decorazioni esterne, ma quello che permette a questo palazzo di rimanere stabile, per quanto possa rimanere stabile, sono le fondamenta. Così quello che permette a noi come aspiranti spiritualisti, aspiranti devoti, di rimanere stabili, fissi e di non ondeggiare nelle situazioni che Maya prontamente ci propone, sono le fondamenta. Le fondamenta a nostro livello sono proprio le fondamenta che si basano sulla recita dei santi nomi di Krishna, sullo studio, sulla compagnia dei devoti, su questa compagnia reale, importante. Il mondo materiale, cosa si fa fuori? Quante associazioni ci sono? Quanti club ci sono? Il club per questo, l'associazione perché? Perché tutti capiscono, anche se uno non è spiritualista, comprende l'importanza dello stare insieme. Ancora di più che dire a livello spirituale. Quindi il mio consiglio è, Claudia, di far sì che le tue fondamenta possano diventare sempre più stabili, così da non essere vittima di queste situazioni che sono in realtà delle prove. Noi dobbiamo sempre vedere qualunque cosa ci accade è una misericordia di Krishna. Perché? Perché possiamo imparare.
possiamo sempre imparare da qualsiasi situazione. Non so se risponde alla domanda, spero. E ringrazio, davvero vi ringrazio ancora a tutti, ringrazio anche i devoti amici da casa. E adesso cantiamo. Sì, ok. Domani lunedì mattina alle 8 ci sarà una video lezione di Srila Prabhupada come ogni mattina, come ogni lunedì mattina, come ogni lunedì mattina. Jai Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.